Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti a questo nuovo live. In questa settimana non ne potrete più di vedermi live perché tra quelli individuali e quelli di gruppo ormai ci siamo visti praticamente tutti i giorni. Spero che non vi dispiaccia, anche perché insomma ce n'è di cose da dire. Dai, è un periodo veramente bello per Bitcoin. Questa fine 2020 è un periodo più carico che mai, stanno succedendo una marea di cose e vale veramente la pena essere sempre sul pezzo. Ringrazio innanzitutto tutti voi che siete stati presenti anche ieri in quel fantastico mega live di gruppo degli amici di CoinSquare, dove c'eravamo proprio tutti i Crypto Avengers, ci avete chiamato, ed è un soprannome fighissimo. Ringrazio un sacco chi l'ha inventato perché è veramente geniale. Spero che replicheremo presto perché è un appuntamento veramente interessante dove ci si scambiano idee e saltano fuori un sacco di belle cose. Saremmo andati avanti fino a l'una di notte. Detto questo, oggi invece torniamo a noi, torniamo nel nostro piccolo, nel nostro mondo solitario, per andare a dare un'occhiata ai grafici di Bitcoin, a quello che ci combina, quindi Bitcoin che ha intenzione di combinare, e alle notizie principali di questi ultimi giorni. Notizie veramente bullish. Ultimamente notizie bearish non se ne trovano su Bitcoin, quantomeno, perché ovviamente c'è Ripple che sta andando un po' in controtendenza, sta facendo un po' da apriacque per il mondo delle altcoins, per il rapporto un po' complicato di amore e odio, più odio che altro, nei confronti della SEC, verso la SEC. A tal proposito mi sono appena dimenticato di aver ricordato di essermi dimenticato, ecco, di non aver inserito questa pagina di cui parleremo tra poco, sempre a tema Ripple versus SEC. Tuttavia, noi oggi siamo qui sotto il mantra 30k in diretta, con le dita incrociate, sperando che stavolta ci faccia questa bella sorpresa. Anzi, lo sposto proprio qui e traccio anche il livello di resistenza esattamente a 30k. Vediamo che cosa ci combina. Cosa dite? Ce la facciamo? Non ce la facciamo? Se ce la facciamo, ragazzi, dobbiamo stappare una bottiglia in diretta come minimo. Allora, che dire? Io inizierei subito incitandovi a fare un sacco di domande, perché parto proprio da voi. Leggo qualche domanda e alla fine, cioè nella più o meno a metà, andiamo a guardare i grafici e ci dilunghiamo su quelli. Per il momento andiamo a vedere un attimino le notizie di cui vi volevo parlare, perché lo facciamo veramente in breve. Ne ho raccolte tre o quattro, ma sono proprio pillole. La prima riguarda il primo blocco di notizie, diciamo così, riguarda il caso Ripple versus SEC, per l'appunto, e in generale il caso altcoins: sono securities, quali sono securities, e quindi qua c'è un dibattito veramente interessante. Allora, ci sono novità, nel senso che è stata definita una prima data per un incontro in tribunale, in realtà virtuale a quanto ho capito, che sarà il 22 di febbraio con il giudice Annalisa Torres, che sarà il giudice che seguirà questo caso. Le due parti saranno convocate appunto davanti al giudice virtualmente e inizieranno a definire i prossimi step da seguire. Questo non vuol dire ovviamente che si avrà un risultato del caso, perché questo è un incontro preliminare. Questo significa che si inizierà a dire: ok, ci troviamo questo giorno, quest'altro giorno, quest'altro giorno. Si farà appunto una timeline dell'evolversi di questo caso e dei prossimi incontri, magari dove si decide di fatto qualcosa. Ve l'ho detto, secondo me sarà una cosa abbastanza lunga e non vorrei esagerare, ma un annetto ci vorrà tutto per definire concretamente questa situazione. A tal proposito, Binance US ha delistato a partire da cioè delisterà a partire da mercoledì 13 gennaio Ripple. Questa non è una cosa di cui stupirsi, perché essendo un exchange regolamentato negli Stati Uniti, è il ramo US di Binance, si è trovato obbligato a doverlo fare. Vi ricordo che tutti gli exchange che hanno clienti statunitensi e che hanno Ripple tra i loro prodotti sono obbligati a prendere provvedimenti, o meglio, se non lo fanno sono veramente a rischio. Ho dimenticato di nuovo, tac, la modalità aereo.
sono a rischio perché? Perché rischiano di offrire un servizio su una security venduta illegalmente, quindi di avere delle ripercussioni anche loro. Questo è un po' un potenziale problema e quindi io mi immagino che adesso uno dopo l'altro lo delisteranno tutti. Coinbase l'ha già fatto, adesso l'ha fatto anche Binance, Bittrex anche l'ha fatto, insomma tutti gli exchange che operano in US hanno delistato Ripple. Il prossimo step è: ma quale sarà la prossima coin nel mirino della SEC? Anche perché leggendo un po' in giro su Twitter, anche da fonti autorevoli, ho visto che di fatto, aspettate che magari vi cito anche la fonte, era Adam Cochran, che è una persona che seguo abbastanza spesso e condivide notizie interessanti, è un insider, comunque non ha mai detto cavolate, non spara cavolate, insomma. E lui tra l'altro è quello che aveva detto per primo che Coinbase avrebbe delistato Ripple e ha anticipato, ha fatto un po' di FOMO in stile Justin Sun, ha anticipato che ci sarà un altro scoop che dirà la prossima settimana probabilmente, dicendo che la SEC è molto più attiva di quanto si pensava e sta già indagando su diversi progetti e su diverse compagnie, e tra l'altro poi ha specificato che almeno uno è un grosso progetto, quindi mi immagino una coin molto capitalizzata. Come sapete, magari non lo sapete, c'è un criterio che gli asset devono soddisfare per essere definiti securities ed è il famoso test di Howey, potete trovarlo insomma googolandolo, e sostanzialmente a noi interessa l'applicazione poi alle cripto, e c'è stato un circolo di esperti, un concilio di esperti che si è chiamato Crypto Rating Council, che ha fatto questo lavoro, ha cercato di applicare, adesso aspettate, volevo andare alla home page che non va, chiaramente, come mai non va, è down, no, eccola qua, non è down, è up, e niente, in sostanza il Crypto Rating Council è un gruppo di persone, di attori protagonisti nel mondo delle cripto, e c'è dentro, come vedete, insomma, Kraken, Coinbase, eToro, Grayscale, un po' di istituzioni, oserei dire, e il loro obiettivo è proprio definire un framework di giudizio per le coin, per definire quanto si avvicinano al concetto di security, quindi quanto sono definibili security da 1 a 5 applicando appunto quel test che vi dicevo. Nella pagina Asset Ratings potete vedere quelli che sono i loro punteggi, sono un po' datati forse, ma si vede che il motivo è che non sono cambiate ancora le cose. Come vedete, Ripple aveva un punteggio di 4, il punteggio va da 1 a 5, dove 5 è il massimo ed è il massimo rischio di essere assimilato a security, mentre 1 è il rischio minimo, ok? Quindi in sostanza loro ovviamente non sono affiliati alla SEC e non agiscono per conto della SEC, quindi non vuol dire che questo punteggio ha un valore assoluto. Potrebbe anche stupirci la SEC e dire: sa, adesso andiamo a fare causa a una coin che qui ha un punteggio di 2 o 3, non si sa, ecco. Però è fatto con criterio e quindi è un po' una linea guida interessante, quantomeno da sapere. In questo prospetto, secondo questo framework, le coin che sono maggiormente a rischio, che sono quelle con un punteggio di 3.75, facciamole scorrere dall'alto, sono Augur, come vedete, Bitcoin ha un punteggio di 1, quindi assolutamente non a rischio, Chainlink, di cui si parlava molto ma potrebbe essere la prossima, qui ha un punteggio di 2, quindi io dubito fortemente che Chainlink verrà attaccata dalla SEC. Atom 3.75, Decentraland 3.75, EOS 3.75, Ethereum 2, quindi anche qua molto probabile, pressoché sicuro, che la SEC non lo definirà security. Foam, che non so cosa sia, sono un po' ignorante su certe altcoin, HBAR 3.75, LivePeer, non conosco anche questo, 3.75, Loom Network, Maker 3.50, attenzione, questo spero che non accada a Maker, io, perché se dovesse avere delle rogne con la SEC sarebbe un duro colpo per la DeFi, vediamo, io non voglio anticipare niente, non voglio fare troppi viaggi con la fantasia, ma sarebbe veramente un duro colpo. Polymath, che pensavo fosse già morto e sepolto, ma si vede di no. Stellar 3.75, attenzione, perché Stellar e Ripple sono così.
Bezos 3.75, basta, queste sono quante. E che dire, io vi condivido anche il link perché secondo me vi potrebbe interessare, eccovelo qua, ve lo lascio qui nella chat, così potete insomma fare le vostre ricerche e valutare un po' voi la sensatezza o meno di questi punteggi. Poi c'è chi va e c'è chi viene, nel senso Ripple se ne sta andando e invece VanEck è un'altra istituzione in arrivo. Vi ricordate nel 2018 che, per chi c'era già nel 2018, che VanEck aveva provato, era stato il primo a provare a far richiesta di erogazione di quel famigerato ETF su Bitcoin. Se ne parlava, mi ricordo come se fosse ieri, c'era questo mito dell'ETF su Bitcoin che avrebbe stravolto il mercato e poi non è mai arrivato perché la SEC gliel'ha sempre bocciato. Adesso ci sta riprovando più forte che mai e secondo me, io vi dico, è la volta buona perché le regolamentazioni sono più mature, l'ambiente è più maturo e quindi io credo che stavolta lo vedremo. È un ETF con collaterale fisico, tra virgolette, nel senso che i Bitcoin che offrirà ai loro clienti, si chiamerà Bitcoin Trust, è simile a quello di Grayscale come concetto. I Bitcoin saranno di fatto detenuti in un loro vault, quindi si dovranno appoggiare a qualcuno per i servizi di custodia, ma aspetto che anche loro si appoggeranno a BitGo oppure a Paxos, insomma sono sempre quelli gli attori che girano. Lo vedremo comunque una volta che avremo la risposta della SEC. Incrociamo le dita, ma credo che sia la volta buona. Poi io volevo fare due parole su Reef, ma lo facciamo dopo perché altrimenti parlo solo io. Adesso voglio ridare la parola a voi e via alle domande. Vi voglio più carichi che mai. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Luke. Pochi giorni fa BTC ha toccato 28.387 per poi scendere fino a 25.772, esattamente. Può essere questo considerato il ritracciamento che tutti aspettavano e quindi ora continuare la corsa verso i 30k? Guarda, non è minimamente definibile ritracciamento questo, attenzione, perché è una in un'unica candela giornaliera, tra l'altro, questo è, io lo definisco, cioè questa candela qua, io la definisco candela di arresto. Se vi ricordate, tra l'altro vi ho anche condiviso un'operatività che poi ho applicato, che con la quale mi trovo bene quando vedo una candela di arresto. Consiste in sostanza nella vendita di opzioni al fine di capitalizzare il crunch di liquidità, quindi di volatilità, volevo dire, l'abbassamento di volatilità solitamente nella candela successiva. È un segno premonitore con 50 virgolette, ma io ho trovato un edge statistico in questa cosa, quindi io quando vedo durante un forte trend, magari già iperesteso, una candela di arresto, io opero in quel modo lì. Solitamente va bene, quando non va bene taglio le perdite, quindi cerco comunque di mantenere un profilo rischio-rendimento favorevole. L'ho fatto, è andata bene perché ho guadagnato dal theta, che era molto alto, visto che comunque la volatilità era sovrapprezzata veramente tanto nelle opzioni, e quindi è stato un'ottima cosa. Adesso, come vedete, è già ripartito, ma non volevo andare off topic, volevo solo dire che questo non è assolutamente un ritracciamento. Questa è una candela che ha provato, cioè c'è stata domanda, ok? Un follow up di domanda rispetto al giorno prima. Poi è arrivata l'offerta e l'offerta ha soppresso la domanda stessa, riportando quindi a chiudere sempre in questa zona. Non è assolutamente un ritracciamento, è un movimento impulsivo sull'intraday, è tutto sviluppato nell'intraday, tant'è che poi, come vedete, nei giorni successivi si è andato a sviluppare un piccolo range, c'era questa calotta di liquidità che è stata poi bucata oggi. Per ritracciamento io non intendo affatto una cosa di questo tipo, io intendo, per farci capire, dunque proviamo a trovare un altro esempio di ritracciamento. Ecco, un ritracciamento potrebbe essere un movimento, adesso usiamo un po' di immaginazione, da qui andiamo avanti fin qui, questo è un ritracciamento. Adesso escludiamo un attimino questo dump di marzo che era completamente anomalo, ma se da qui fosse andato avanti poi a crescere, questo io lo definisco ritracciamento. Quindi parliamo di un movimento di durata di vari mesi, perché comunque abbiamo alle spalle un trend fortissimo, galoppante e ampio, pertanto per ritracciare da un trend così ampio ci vuole tempo, ci vuole spazio.
spazio e ci vuole ovviamente il ritmo di Bitcoin. Solitamente i movimenti ribassisti sono meno esplosivi, sono più diluiti di quelli rialzisti e pertanto mi aspetto che durerà un po' di più rispetto all'impulso rialzista. Come vedi, ecco, qua abbiamo soltanto l'impulso che è completamente parabolico al momento, quindi la situazione è ad elevato rischio, ne sono sempre consapevole, io sono bullish ma sono cauto perché guardate le pendenze dei trend come sono crescenti. Ecco, è totalmente parabolico, ogni qualvolta abbiamo un'accelerazione di questo tipo l'effetto parabolico aumenta e prima o poi questo movimento non sarà più sostenibile. Io adesso qui da un lato ho scritto 30k in diretta, dall'altro mi metto a fare il bear della situazione, ma non è mia intenzione, perché io credo che nel 2021 vedremo cose pazzesche per Bitcoin e non solo per Bitcoin, però un ritracciamento io continuo ad augurarmelo perché è molto molto sano. Io vi dico, sono esposto spot long al 100%, non ho nessuna posizione short, quindi sono soltanto contento in questo momento se Bitcoin sale, però io mi auguro che ritracci un po' per rendere un po' più organico il tutto questo movimento. E un ritracciamento, un'ipotesi di target di ritracciamento, attualmente abbiamo questo range che è la prima area di consolidamento, 23.004 giù di lì, e poi abbiamo invece 20.000 come secondo target. Quindi potremmo tranquillamente andare a fare un ritracciamento di questo tipo di durata plurimensile. Sarebbe un riposo, dai, per Bitcoin. Ci vuole ogni tanto, non è... cioè, saremmo tutti più contenti ovviamente se salisse e basta, così uno compra e non ci pensa più. Però non funziona così il mercato, ahimè. Vabbè, basta, ritorniamo bullish perché non mi piace fare la gufata della situazione, anche se non è una gufata, perché ve l'ho detto, sul lungo termine premia il ritracciamento. Comunque questo per dire che quella candela lì non è assolutamente un ritracciamento. Ciao a tutti, buonasera a tutti, grandi, vi vedo belli belli carichi. Ciao grande Luca, per piacere puoi guardare Ethereum dollaro? Volentieri, volentieri, lo guardiamo tra poco quando andiamo a vedere i grafici però. Perché tra l'altro io ho appena aperto la posizione su Ethereum proprio in questo periodo, in questi giorni, e tra poco ve la mostro. Buonasera, ecco il nostro Crypto Avenger preferito, da rifare assolutamente prima di qualche evento live. Sì, guarda, sarebbe veramente da rifare, spero che avremo presto l'occasione, e prima o poi dal vivo sarebbe il massimo poter fare dal vivo i Crypto Avengers. Veniamo vestiti, tra l'altro, dobbiamo scegliere chi è chi e poi veniamo tutti mascherati da Avengers, bellissimo. Grande live quello di ieri, mi sono divertito molto, beh, sono contento, mi fa proprio piacere. Ciao Luke, presente all'ultima live del 2020, caspita, non ci pensavo, ma questa è l'ultima live del 2020 ed è un motivo in più per cui Bitcoin ci deve fare i 30k in diretta. Ma le shitcoin sono una security? No, le shitcoin sono una, come si possono definire? Ma non lo so. Però ci vorrebbe un'altra SEC che non è Securities and Exchange Commission ma è la Sheet and Exchange Commission, e allora quella potrebbe venire a romperci le scatole anche a noi. Ciao Luca, una curiosità, quando ancora lavoravi e provavi a diffondere il verbo di BTC ai tuoi colleghi non ti cagava nessuno e adesso guarda caso ti scrivono interessati all'argomento? Ma guarda, sai cosa ti dico, in realtà io gli ho rotto talmente le palle che alcuni di loro avevano comprato Bitcoin, li avevo addirittura convinti, ovviamente cifre piccole, non è che gli dico investite tutti i vostri risparmi in Bitcoin, non sono così pazzo, però secondo me chi l'ha fatto adesso è contento e magari si è interessato di più. E intanto un saluto ai miei ex colleghi, che tanto li sento praticamente tutti i giorni perché oltre che colleghi siamo rimasti amici. Andiamo avanti, c'è il flip out adesso, che cos'è? Che cosa sarebbe? 30k mi spaventa, spaventa un po', sì, è alto 30k, poi sembra ieri che eravamo a 15-16. Ciao Luca, vorrei un tuo parere, ho fatto uno screenshot di fine anno dei wallet, considerando il capitale investito e non perdite profit, 25% liquidità, 25% cripto, 15% fondo pensione,
che tra l'altro ci sarebbe da vedere in che cosa è investito il fondo pensione, 7% azioni e la parte rimanente in vecchi PAC che non mi convincono più. Volevo dividere quest'ultima parte fra Nexo e BlockFi per non espormi a variazioni sul cambio euro-dollaro. Buona idea con l'euro. Potrebbe essere una buona idea o ne avresti altre? I prelievi Nexo BlockFi ti hanno mai dato problemi? Guarda, a me personalmente no, però conosco, ho sentito di persone che su BlockFi ci hanno messo magari un po' di più. Questo non vuol dire che danno problemi, ma magari se uno ha bisogno di liquidità immediata, cioè il giorno stesso, BlockFi potrebbe non essere la scelta migliore. Attenzione, come piattaforma CeFi io la uso, forse è quella che preferisco in assoluto, però appunto se potresti aver bisogno di liquidità immediata potrebbe non essere la scelta migliore. Detto questo, entrambe le piattaforme io le reputo ottime e le utilizzo da tantissimo tempo senza nessun tipo di problema, non hanno mai mancato un pagamento e non mi hanno mai dato problemi. Detto questo, la struttura del tuo portafoglio ovviamente dipende da te, nel senso tu devi capire qual è in questo momento la tua propensione al rischio e in base a questo decidere quanto esporti in cripto, in azioni, che sono quegli asset un po' più rischiosi, e quanto invece rimanere più cauto con liquidità oppure PAC o il fondo pensione, quelle cose low risk, low reward. Vedi un po' tu, insomma. Però dal punto di vista delle piattaforme che hai scelto, secondo me sono assolutamente ottime. Attenzione che io non le definirei low risk, nel senso Nexo, BlockFi, tutta la CeFi comunque sembra a rischio zero o quasi nullo, ma attenzione che non è così, nel senso sono piattaforme nuove, è un mondo in via di sviluppo, quindi potrebbe accadere un qualche cigno nero che non ci aspettiamo, quindi attenzione a non fare l'errore di definirle a rischio zero, ecco, questo è importante, e quindi di non metterci un capitale troppo elevato, perché nel caso in cui qualcosa andasse male c'è il rischio davvero di andare incontro a problemi e di non vederlo per un bel po' di tempo. Mi ha fatto piangere il tuo video sui momenti più belli del 2020, ragazzi, è un'emozione. Il 2020 per Bitcoin è stato un anno di merda, però per Bitcoin è stato un anno spaziale, allucinante, e chiuderlo con i 30k sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, sarebbe pazzesco. Ho fatto un recap nel video che ho pubblicato ieri dei 10 momenti che secondo me sono stati più memorabili del 2020. Se vi va di andare a darci un'occhiata, ve lo lascio, magari per chi ci guarda sul tubo, linkato qua in alto a destra. Allora, ciao primo live, grande, l'ultimo live dell'anno è il tuo primo live, benvenuto, un piacere. Avremo l'all time high quando chiuderai la live, ma io sto in diretta fino a domani mattina, va, facciamo il capodanno in diretta, facciamo al posto che canale 5 lo facciamo qua su Twitch, il conto alla rovescia. Ciao mitico Iron Man, sono io il fautore, è vero, sono io il fautore dei Crypto Avengers e prima live in assoluto, sono gasato come una bottiglia di coca piena di mentine, grandissimo, occhio a non esplodere troppo, comunque grande, è veramente un nickname geniale, assolutamente geniale. Ma se Ripple spostasse la sede fuori USA non aggirerebbe il problema? E no, perché il problema è che la vendita l'ha già fatta e ha incluso tutti i clienti americani. La sede inizialmente era già negli Stati Uniti, quindi il reato potenziale che gli è stato contestato è proprio la vendita delle security. Quindi nel momento in cui l'azienda Ripple ha venduto XRP, ha commesso questo reato. E quindi non è una cosa di adesso, ma è una cosa del passato. Ed è molto grave. A quando un video per principianti sulla scelta degli ETF? Qua sono molto combattuto perché mi fareste andare un po' off topic, ma me lo chiedete talmente in tanti che mi tentate di farlo. Non lo so, ci devo riflettere ancora un po'. Ciao Luke, ci mancherai domani sera. Come interpretare i livelli prezzo in verticale sui grafici? In verticale? Grazie. Dunque, non sono sicuro di aver capito. I livelli prezzo in verticale... Non lo so, cioè di questo passo sicuramente avremo i supporti verticali, talmente è parabolico Bitcoin, però no, non sono sicuro di aver capito. Ciao Luca, che prospettive vedi su Litecoin? È distante dall'all time high ma ha avuto una crescita mostruosa. Guarda, io ho un personale parere su Litecoin che è pessimo, ti dico la verità, non mi piace, non ci trovo un perché e quindi non lo so, niente, non...
non ci investirei mai, ci farei posizioni speculative magari, ma investirci assolutamente no. È un Bitcoin che non ha, che non lo so cosa spera di diventare, un piccolo Bitcoin che però non ha le caratteristiche di Bitcoin, quindi no, non, secondo me non ci sta. Ciao Luca, che cadenza mi consigli per un pack su Bitcoin, mensile o settimanale? Guarda, ho fatto un video a tal proposito dove ho simulato il pack e ho condiviso anche uno script che permetteva di andare a sovrapporre proprio su TradingView il risultato del pack in base ai parametri che scegli. Tra i vari parametri puoi anche scegliere di impostare la periodicità del pack tra mensile e settimanale. Avevamo visto che in sostanza non cambia praticamente nulla sullo storico, almeno simulando sullo storico dal 2018 ad oggi, quindi io direi che mensile è una cosa, un buon compromesso tra non eccesso di operatività, quindi una roba un po' più tranquilla di non fare 50.000 acquisti piccoli, e comunque un risultato assolutamente ottimo. Ciao Luca, ciao a tutti, buono il live di ieri su CoinSquare, grazie mille, è stato un piacere. Voglio avere un BTC, non mi basta il pack, e attenzione però a fare la rush a comprarlo adesso, perché se poi ritraccia sono dolori. Ciao e buon anno in anticipo, grazie anche a te. Dove comprare USDC dagli euro con le fees più basse? Allora, non so se su Binance c'è la coppia, aspetta fammici vedere, la coppia USDC euro, vediamo, lo andiamo a vedere immediatamente se c'è. Allora, fiat, dai che ce la facciamo, euro, mi sa di no. USDC, vediamo che cosa c'è, no, purtroppo no, USDC, USDT. Allora, non saprei, forse ti tocca fare il doppio scambio, quindi euro Bitcoin e Bitcoin USDC, perché sto pensando se mi viene, voi amici avete qualcos'altro in mente, ma a me non lo so, non vi... The Rock Trading sì, però c'è pochissima liquidità, c'è uno slippage veramente fuori di testa, io lo sconsiglio di operare su quella coppia lì, perché è illiquida, cioè va a finire che lo paghi veramente troppo. Non lo so, se qualcuno di voi ha un consiglio di su quale exchange si può fare il cambio, mi raccomando, condividete. Segnalare Luca per i top 100 fintech people, posso mettere il link? E purtroppo mi sa che i link sono bloccati di default, non posso metterli, cioè non posso concederli a nessuno, però aspetta che me l'avevate già mandato, quindi magari ce l'ho nella cronologia, e in sostanza era un'idea che era venuta a qualcuno di voi, che è un'idea molto carina, che eccolo, l'ho trovato, ve lo mando. In sostanza ci sono delle candidature su un sito che non ho neanche approfondito il suo perché, però in sostanza sulle 100 persone più influenti nel settore fintech, che qualcuno ha avuto l'idea insomma di propormi, e sarebbe una cosa carina, se vi va di farlo vi ho lasciato il link, questo è il sito, Claudio Bedino, che mi pare sia il co-founder di Ovalpay, tra l'altro il suo blog, e fa ogni anno il top 100 della categoria fintech, quindi vabbè, sarebbe piacevole, dai, se vi va vi ringrazio comunque, e grazie a te per l'idea che l'hai messa in piedi. Testa di bronzo avvisa tardi, e testa di bronzo sia un po' in ritardo, avete ragione, sì. Il Ledger Live non funziona con VPN, come hai risolto? Oddio, non funziona, sei sicuro? Perché io ce l'ho praticamente sempre on la VPN, tranne in alcuni momenti, e non ho mai avuto problemi. Mi sembra strano che non funzioni. Ciao, cosa ne pensi delle YubiKey come mezzi per l'autenticazione a due fattori? Ne conosci altre di più valide? YubiKey è il top, sono assolutamente validissime, purtroppo non sono supportate da tutte le applicazioni, quindi ahimè, io ad esempio per mettere in sicurezza il mio account Google utilizzo la YubiKey, sono assolutamente il top come qualità prezzo, come autenticazione a due fattori hardware, sono le più sicure in assoluto. Allora,
Sei un grande, mio primo messaggio in live, grazie per diffondere il tuo sapere, ma grazie a te per esserci e benvenuta nelle live. Ciao Crypto Matti. Esatto, siamo tutti un po' matti. Hai sentito parlare di CNY, uno stablecoin basato sullo yuan? Stanno promettendo un airdrop gigantesco di 1000 CNY, super scam. Qualcosa mi dice di sì, eh? Scommetto che è uno scammino. Ma se Binance delista Ripple, che succede a quelli già acquistati e fermi nel portafoglio di Binance? Ma sicuramente li puoi prelevare, perché lui nel momento in cui li delista comunque avvisa in anticipo e hai una decina di giorni anche per venderli, perché il trading viene sospeso poi in futuro, e comunque anche dopo la sospensione del trading tu li puoi prelevare e mandare altrove. Anche le coin delistate in passato su Binance ci sono ancora i wallet, quindi se uno paradossalmente le avesse ancora lì le può ancora prelevare. Ciao a tutti, buonasera cripto investitori, ma buonasera anche a te. Come shortare Ripple? Attenzione a shortare Ripple, perché anche lì è iper esteso al ribasso, magari poi fa uno short squeeze, insomma è pericoloso, però al momento c'è Binance Futures, direi. Guardatelo qua, tac, dovrebbe avere il Perpetual Futures, dovrebbe avere il Perpetual su Ripple. Andiamola a pigliare se ce la facciamo, XRP, eccolo, questo qua, XRP USD, c'è cioè sia il Perpetual che i due futures che sono in backwardation, chiaramente, perché è parecchio bearish il mercato. Comunque attenzione, ripeto, a shortare adesso Ripple, perché potrebbe essere parecchio pericoloso, è un po' anche lì una quasi scommessa. Justin Sun che fine ha fatto? E non lo so che fine abbia fatto, guarda. Ciao Luca, che altcoin suggeriresti su cui prendere posizione? Ragazzi, la mia opinione sulle altcoin credo che la sappiate ormai, perché io non investo in altcoin se non speculativamente. L'unica eccezione al momento nel mio portafoglio di altcoin, se io vi posso dire la mia posizione, io detengo Ethereum e ho aperto anche una posizione speculativa recentemente su Ethereum, BNB e FTT, delle exchange coin che qualcuno di voi mi direbbe bravo, proprio le peggiori, la centralizzazione pura. È vero, però ovviamente sono una piccolissima parte rispetto a Bitcoin ed Ethereum. Vi avevo condiviso in un video un po' di tempo fa anche le percentuali. Qualcuno mi suggerisce in continuazione, ma perché non investi anche in Polkadot che promette bene? Sono pienamente d'accordo che promette bene, ma preferisco aspettare. Al limite, se vedrò che prenderà piede e di fatto soddisferà quelle che sono le milestones che si è posto, perché no andare a esporre una percentuale di portafoglio anche lì? Si vedrà, io vi aggiornerò di sicuro. Stellar fork di Ripple, esatto. Proprio così. Infatti Stellar è uno di quelli più papabili come prossima vittima della SEC. Sono passato solo per augurare a tutti buon anno. Grande, buon anno anche a te e passa un buon capodanno, se per quel poco che si può fare. Io sto uscendo da Stellar, preferisco anticipare. Attenzione. Luca, ti volevo dire che questo rating è di un anno fa, è vero, tra i punti che pesano c'è codice chiuso aperto, per HBAR le cose sono cambiate 4-5 mesi fa, sono open source, ok, grazie per la condivisione, perché infatti sono un po' datate queste valutazioni. Se Maker 3.5 perché Ether 2, dai che cavolata. In effetti guarda, non so come mai hanno scelto di dare punteggi di un certo tipo, non so se c'entra la centralizzazione o il fatto che il maker stesso, la coin stessa è come se fosse una sorta di partecipazione, cioè alla fine i governance token della DeFi da un certo punto di vista sono vagamente assimilabili un po' a securities. Ovviamente non c'è un'azienda che eroga per raccogliere capitale, però alcuni punti in comune ci sono. Non lo so, è un argomento molto difficile e che ovviamente io non so affrontare, non ho le competenze per affrontare. Stellar, se non viene intaccata troppo, ha grandi potenzialità. C'è da vedere, perché è da un paio d'anni che doveva fare grandi cose, ma poi purtroppo non ne ha fatte tante. Tether può avere problemi? Ragazzi, Tether è un grosso punto interrogativo, perché anche le stablecoin sono sotto stretta osservazione, perché cioè alla fine, che dire, le stablecoin vanno a minare un po' il terreno delle banche centrali, delle banche, perché se non le hanno erogate loro, anche delle banche centrali, e quindi ovviamente cercheranno di fare di tutto per tenerle sotto
sotto dei paletti ben definiti. Infatti, ultimamente si sta parlando di molte proposte di legge finalizzate proprio a normare in maniera severa le stablecoin. Non solo, ma le stablecoin sono tra i principali obiettivi ovviamente dei legislatori. Sono nate le stablecoin complianti, che sono USDC, che c'è cioè TrueUSD, BUSD, Paxos, insomma tutte quelle stablecoin che hanno le dovute certificazioni, i dovuti permessi e hanno passato gli audit da parte degli enti regolatori. USDT non è tra queste e quindi rimane sempre un enorme punto interrogativo, perché tra l'altro, se vi ricordate, c'è quella causa in atto da tempo per cui non ci sono stati tanti progressi, no? Vi ricordate che era stato, mi pare che fosse il procuratore di New York che aveva fatto causa, cioè che aveva mosso delle accuse contro USDT, e quindi c'è sempre quel punto interrogativo lì. A me un pelino spaventa, perché considerando che è una colonna portante dell'ecosistema cripto, la possibilità, anche se è remotissima, perché comunque tutti gli exchange detengono USDT, io se fossi un CZ di turno, un Binance di turno, ovviamente non mi metterei a detenere una stablecoin che ha il rischio di collassare da un giorno all'altro. Penso che loro ne sappiano abbastanza più di me, abbiano fatto le loro considerazioni e abbiano deciso, spero con ragione, con cognizione, di detenerla, e quindi quello un po' mi rassicura. Però c'è sempre questa nube di nebbia intorno a Tether che non è che mi piaccia granché. Dai Bitcoin, su sti 30k che tra poco devo andare, hai ancora 25 minuti per farlo. Allora andiamo avanti. Ma che è successo a Ripple? Sparito, si è sparito, basta, non c'è più. Non c'è Polkadot solo perché non è ancora mercato in quel periodo. È vero, anche quello è vero, perché sì, sono di un annetto fa abbondante. Io vorrei sapere di Justin Sun, ma Tron che vuole fare WBTC, cos'è che vuol fare Tron? Non lo so, non lo saprei. Ciao Luca, grazie della tua ultima terza live per quest'anno. Volevo chiederti come vedi il confronto oro-bitcoin in un'ottica di carestia nel prossimo futuro. Guarda, io credo ancora nell'oro, ti dico la verità, e lo detengo in portafoglio, e le vedo entrambe come delle riserve di valore, di fatto. Quindi vedo bene entrambi gli asset, non ho niente da dire di male di uno né dell'altro, e non prendo parte alla lotta oro contro Bitcoin, perché comunque l'oro ha sempre il suo valore, fin tanto che comunque vivono certe generazioni e fin tanto che comunque anche gli stati, le banche hanno le loro riserve. Insomma, l'oro è l'oro e non è destinato a sparire nel giro di poco, questo è poco ma sicuro. Ciao Luca, stavo pensando di fare un piano d'accumulo con stablecoin oppure andare anche direttamente in euro. Visto che anche i conti deposito ormai non danno più nulla, pensavo di utilizzare una delle nuove piattaforme CeFi o DeFi. Tu cosa mi consiglieresti? Secondo te, per un pack su stablecoin meno rischioso possibile, quale potrebbe essere? Guarda, per un pack su stablecoin io ho sentito parlare molto bene di BlockFi, che permette tra l'altro di impostare il pack direttamente sulla loro piattaforma, perché loro danno anche la possibilità di fare trading dalla stable a Bitcoin. Visto che dietro a BlockFi ci sono nomi come Fidelity, Coinbase, Gemini, io mi sento abbastanza al sicuro. Ripeto, non esiste la sicurezza 100% sulle piattaforme CeFi, perché non sono Black Swan proof, oserei dire, cioè non si sa ancora bene neanche quale potrebbe essere un evento che potrebbe metterli in crisi, non hanno passato crisi, ecco, e quindi bisogna sempre fare un po' di attenzione. Però io ti dico che con BlockFi mi sento tranquillo, ecco, questo è il mio discorso. Luca, puoi accennare qualcosa su Tron Chain? Sembra uno scam. Che è Tron Chain? Ma da dove salta fuori? Fammi cercare. Tron Chain TRX rende, eccolo qua, l'1% al giorno fino al traguardo del 310%. Guarda, te lo dico subito senza se e senza ma, è uno scam grosso così, stacci ben lontano. Andiamo sell su BTC? No, dai, non oggi, ti prego, perché dobbiamo arrivare a 30k. Ciao Luca, mi sono iscritto a BlockFi usando il referral. Il bonus di benvenuto non lo vedo. Oddio, ma è finita la promozione? No, aspetta, fammi vedere. No, guarda,
Cioè, il link che vedi condiviso qua ogni tanto, se tu lo utilizzi, guarda, te lo condivido anche qui, tac, dovrebbe mandarti a questa pagina, che è la promozione appunto per il bonus di benvenuto, ok? Che è come lo vedi scritto qui, quindi se depositi da 25 a 250 ti danno 15 dollari in Bitcoin e così via. Però ovviamente ti devi iscrivere da questa pagina, quindi insomma lo trovi qui ogni tanto sulla chat. Mi spiace se non ti è comparso, non capisco come mai, non saprei proprio. Allora, vai, spingi Bitcoin, spingi. Torniamo a noi, facciamo ancora un paio di domande e poi andiamo a vedere i grafici. Allora, dove siamo finiti? Diretta sei mia, è grande. Ero io che ho venduto qualche cosina con quella candelina. Bravo, bravo, non esagerare, stai tranquillo. Ciao Luke, sto sviluppando un AI per cercare di dare un senso a numerosi dati fondamentali di BTC. Speriamo bene. Guarda, se ti va di tenermi aggiornato, sono assolutamente interessato. I dati on-chain soprattutto, sì. Insomma, è interessante potenzialmente. Io non ho mai creduto nell'impostare un'operatività direttamente su di loro, ma magari con un algoritmo, con un software, si può tirare fuori quello che l'umano non è in grado di fare. Chi lo sa? Ciao, vorrei continuare ad usare Binance per il trading spot, però non è possibile programmare un ingresso e stop loss contemporaneamente. Ahimè, hai un bot valido e sicuro da consigliare che permette operazioni semplici come ingresso e uscita? Dunque, fammi pensare. Ce ne sono anche di gratuiti, però non mi ricordo come si chiamano. Perché in realtà io non li ho mai usati. Ragazzi, qualcuno di voi lo sa? Un bot da usare su Binance per lo spot, per mettere stop loss, take profit e tutto quanto contemporaneamente? Così da dare una mano al nostro amico che ce lo sta chiedendo. Allora, ragazzi, 40 minuti, quindi andiamo a dare un occhio ai grafici, ok? Così poi torniamo da voi alla fine. Facciamo due paroline velocissime su Refinance, perché in molti me l'hanno chiesto, mi avete chiesto ma che cos'è, dacci un occhio così. Io oggi ho condiviso un post super riassuntivo, ma anche adesso ne parlo in un minuto, dove in sostanza spiego che questo progetto è una piattaforma DeFi nata su Polkadot, cioè che deve essere costruita su Polkadot, perché non credo che sia già live. E in sostanza è una piattaforma DeFi come la conosciamo, quindi pool di liquidità, che però ha di buono, cioè di in più, che mette in congiunzione il mondo dei DEX con il mondo dei CEX, degli exchange centralizzati e decentralizzati. In sostanza, essendo multi-chain, ha la possibilità di andare a incrociare liquidità. Una delle cose positive di Polkadot è proprio l'esistenza di questi bridge che mettono in connessione diverse blockchain. E nella DeFi questo è molto interessante perché limitare la DeFi a Ethereum, come sappiamo, è un peccato perché ha dei difetti Ethereum e quindi è meglio usare il mondo Ethereum, che già è ottimo, potente e sviluppato, per poterlo espandere e anche, perché no, velocizzare. Questa piattaforma ha lo scopo di includere anche le liquidità dei CEX, non so ancora come, sono curioso di vedere poi l'implementazione pratica, ma sicuramente andrebbe a incrementare in maniera pazzesca la liquidità di entrambi i mondi facendo così, e anche andrebbe a ottimizzare i cosiddetti yield, quindi le rendite ottenibili fornendo liquidità su questa piattaforma. Quindi vuole un po' semplificare e fare un tutt'uno del mondo della DeFi. La roadmap avevo letto, quella live, che non so se non è aggiornata o cosa, ma prevedeva, teoricamente doveva già a fine 2020, insomma in questo periodo, andare in live su Kusama. Non so se l'ha già fatto e magari io, non avendo seguito gli sviluppi, non lo so, però dovrebbe essere stato questo la milestone finale, ecco, il traguardo finale del 2020, e poi a inizio 2021 dovrebbe essere fatto il deploy, quindi il rilascio di fatto della piattaforma su Polkadot, e sarebbe molto interessante. Si integra con Chainlink per prendere poi i prezzi, lo utilizza come oracolo, e poi appunto ci sono i vari pool, come vi dicevo, un po' strutturato come le piattaforme di DeFi. È interessante il mondo della DeFi su Polkadot e quindi lo seguiremo insieme. Adesso andiamo a fare un po' un breakdown
nel grafico di Bitcoin, per quanto ne sappiamo finora. Allora, come vi dicevo, nei giorni scorsi andiamo a vedere l'intraday, che forse è un pelino più eloquente. Come vedete, l'intraday ci mostra un piccolo range nel quale ci siamo mossi per l'appunto nei giorni scorsi, e abbiamo un pool di liquidità in questa zona che al momento può fungere da supporto sempre nell'intraday, ripeto. L'intraday rispetto al giornaliero ci dice qualcosina in più, però magari ci fa concentrare troppo su dei livelli di prezzo che potrebbero essere spazzolati in un attimo, quindi bisogna fare molta attenzione a utilizzare i supporti intraday per delle operatività che non sono intraday. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che se si vuole fare un trade sul giornaliero, da una posizione da detenere vari giorni per un tempo più lungo, non ha senso andare a utilizzare il supporto intraday per farlo, ok? Il supporto intraday ha senso se si vuole andare ad aprire una posizione speculativa, dove si dice: bene, io utilizzo questo livello come possibile entry, vado a posizionare lo stop loss a seconda dell'approccio con questo livello ed eventualmente un inizio potrebbe essere qui sotto, e poi vado anche però a decidere un take profit eventualmente. Quindi se, che ne so, adesso andiamo a dumpare così, ci potrebbe essere uno stop loss qua, un entry qua e un take profit qua, e sarebbe un buon rischio rendimento, ok? Questa è una posizione intraday. Per il daily, secondo me, il primo supporto degno di nota rimane questo pool di liquidità in domanda sui 26.000, ok? Questo pool qua, come vedete, è stato testato tante volte, ha sempre generato domanda, ha anche assorbito questa botta di offerta che c'è stata nella candela del 27 e ha rispedito appunto verso l'alto, verso un higher high. Sarà interessante anche vedere come chiudiamo la candela di oggi. Perché? Perché quando si va a fare un higher high rispetto agli scorsi prezzi, quindi nell'esempio concreto di oggi avevamo il massimo a 28.400, oggi l'abbiamo rotto, e è interessante vedere come reagiamo, nel senso, come validiamo l'higher high, ovvero la candela chiude anche col body qua sopra, oppure assorbe e chiude sotto. Questo fa capire un po' anche la reazione dell'offerta, quindi una prima reazione. Fermo restando che speculativamente non aprirei nessun tipo di posizione long in questo contesto, sempre causa iperestensione, io sono armato di pazienza, io sono posizionato spot, lo dico sempre, c'è da fare la distinzione investimento speculazione, sono due cose diverse e non vanno confuse l'una con l'altra. Investimento è una cosa da portare avanti con costanza, con strategia, può essere il PAC, il ribilanciamento, la gestione di portafoglio, tutti questi concetti che prevedono lungo periodo. Quindi non ci interessa di andare a dire compro a 26 per rivendere a 30, ricomprare a 28 e poi no, quello è trading, e il trading è la parte speculativa. La parte speculativa consiste nell'individuazione di un setup, quindi andare a vedere il grafico che cosa ci dice, che profili di rischio ci dà, che posizioni ci dà, e andarle ad aprire. Io personalmente, per come sono fatto, quando vedo un'estensione così marcata non me la sento di aprire posizioni speculative. Mi tengo il mio spot e aspetto con pazienza momenti migliori per aprire la posizione speculativa su Bitcoin. Nel frattempo, semmai l'aprirò, l'ho aperta su Ether e seguo altri scenari. In ogni caso, come vi dicevo, un primo livello interessante potrebbe essere, per l'intraday abbiamo già visto questo pool 27.7, ok? Quindi per un'operatività veramente veloce può essere utile. Sul daily invece abbiamo il pool 26.000 che culmina con i 26.300 e in basso ai 25.850. Questa area è una bella area di supporto. Bisogna anche fare attenzione perché l'open interest che vi sto andando a mostrare immagino che sarà più alto che mai. Andiamo a vedere futures. Secondo me è alle stelle. Eccolo, guardate che roba, è altissimo l'open interest, e un open interest così alto solitamente, cioè non solitamente, espone a un rischio ulteriore, il rischio di liquidazioni di massa, di flash dump, di cose di questo tipo, cosa che è spiacevole che capiti. Perché? Perché se prendiamo posizioni speculative che dobbiamo quindi mettere uno stop loss, c'è il rischio che un movimento minimo contro trend vada a fare liquidare a catena posizioni e quindi creare quella sorta
di flash dump, no, che si vede spesso e che quindi ci liquida anche la posizione. Per questo motivo io preferisco, qualora volessi aprire posizioni speculative, andarlo a fare appunto nei supporti un po' più distanti, quindi non quelli immediati. Esempio, se andiamo a perdere questa zona dove vi avevo fatto vedere lo stop loss sulle 4 ore, anzi andiamo a rivederlo anche. Allora, immaginiamoci di scendere un po' e perdere questo low, ok? Cosa pensate che potrebbe succedere? Beh, una delle ipotesi è proprio un flash dump fino a qua, istantaneo praticamente. E poi se la domanda reagisce e lo respinge verso l'alto, come vedete abbiamo un bel entry, un bel possibile entry. Questi scenari, quando l'open interest è alto e quando il contesto bullish è sempre forte, sono scenari che vale la pena tenere in considerazione. Quindi questo in realtà è quanto per ciò che concerne Bitcoin. Qualora dovessimo andare a perdere questo primo supporto, potremmo cominciare a ritracciare un pelino e avremmo come target principale, che sarebbe un target interessante per un ritracciamento locale, però non un ritracciamento di ampio respiro, la zona 22.750-24.000, insomma tutto questo range, ok? Che poi se vogliamo andare a spaccare parte per parte, potremmo andare a dire che c'è quest'altro range, sono i due pool di liquidità nell'estremità e la parte in mezzo, c'è questo hamburger di liquidità, ecco, passatemi la similitudine. E quindi questi in sostanza sono i livelli da tenere d'occhio. Se non si vuole andare ad aprire posizioni anticipatrici, come sempre c'è la possibilità di cautela, quindi di seguire il movimento a ribasso fino a che dura e poi quando c'è il primo reclaim andare a operare sul reclaim stesso, sul break retest del recupero del movimento stesso. E questo è efficace perché è cauto, si innesta su un macro che è bullish e quindi a lungo trend e funziona discretamente bene. Io fortunatamente in questo periodo ho i bot che stanno lavorando un po' per me, perché io nei momenti di estensione, lo sapete, non sono lucido, non riesco a operare bene speculativamente, quindi tendo a preferire di non farlo nei momenti appunto di iperestensione, però ci sono sempre i nostri cari bot che vi ho condiviso tutti con voi, cioè li conoscete come li conosco io, il pendenze delle medie mobili che lo faccio lavorare sul 12 ore, poi c'è l'RSI2 che lo faccio lavorare sia su Ethereum che su Bitcoin e insomma durante le fasi trending performa abbastanza bene, e poi c'è questo nuovo che è in fase di test, lo sto testando in questo periodo e passata la fase di test ve lo condivido, sta andando abbastanza bene e in sostanza punta a operare sui breakout e anche i falsi breakout, come vedete riempie di simbolini il grafico, che è un po' per fare debugging questo, per far capire qual è la situazione e poi lui va ad aprire la posizione contestualmente appunto alla situazione in cui si inserisce. Ma ve lo spiegherò tutto in un video dedicato, sarà uno dei primi regali per voi per l'inizio del nuovo anno, quindi siate sul pezzissimo, che questo è tutto vostro, tutto gratuito come sempre, ragazzi, che dire, so troppo buono, lo so. Allora no, scherzi a parte, torniamo seri e andiamo a vedere Ethereum, sul quale invece ho aperto la posizione. Se mi seguite l'avrete visto perché ve l'ho detta su Telegram, sia con largo anticipo sia nel momento in cui l'ho aperta, quando Ethereum aveva fatto questa doppia botta verde, ok, queste due candele verdi, le avevamo parlato anche nel live, mi pare, nello scorso live, vi avevo detto sto seguendo due possibili setup. Il primo è questo che io ho chiamato appunto setup 1 e si basa sul reclaim per l'appunto di questa area importante che nasce da questo pool di liquidità, area chiave per definizione bias, perché la perdita di questa area era brutta perché andava ad assorbire completamente questo impulso qua che è l'ultimo impulso rialzista di Ether, quindi sarebbe stato un brutto colpo per i bulls. E quindi il vedere che l'ha persa e subito però la domanda gliel'ha fatta riprendere con un impeto di volumi, ho detto facciamo che è un possibile setup long, quindi ho deciso di aprire una posizione suddivisa in tre in questa area verde che vedete, ok? Per ora me ne ha affillata una sola, R terzi, è R complessivo. Qualora invece avesse missato il setup 1 o comunque se adesso continua a rialzo e mi missa gli altri due entry, c'è anche il setup 2
che si basa non più su questo pool, ma si basa su quest'altra area. Quindi se andiamo a partire a rialzo e facciamo un reclaim anche di questa zona, tac, io voglio entrare sul retest conseguente, se ci sarà, mi auguro che ci sia. Io sono quello dei breakout retest, ragazzi, lo sapete, ormai mi conoscete, mi dovreste conoscere, io misso tanto, però cerco comunque di seguire questa mia strategia che tendenzialmente funziona, mi ci sono sempre trovato bene, quindi perché cambiare? Lo stop loss al momento lo ho posizionato su questo livello nato da questo clusterino qua, 0.024. In sostanza, se una candela giornaliera chiude, attenzione, sotto questa area, chiudo la posizione e buonanotte a tutti, basta. Questa è la mia posizione su Ether, ottica trend follower, perché comunque il macro, fin tanto che, ripeto, tiene quest'area, che detiene il bias bullish, mi rimane appunto bullish, e quindi forza Ethereum, conto molto su di te, ho enormi aspettative per Ethereum per il 2021, magari ci faremo un video approfondito dedicato. Ho capito che anche oggi me li sogno, sti 30k, va a finire che li fa stanotte, sicuro, non appena io mi giro dall'altra parte, proviamo? No, ci vuole un po' più di tempo secondo me, tra l'altro avete visto che maglietta da bull che ho su oggi, Hodler Squad, ringrazio gli amici di Hodler Squad che me l'hanno regalata. E no, riguardo ad altre altcoin non c'è veramente niente da dire, perché la dominance è sempre galoppante, quindi fin tanto che è così in uptrend io non ci penso manco morto a espormi in altre altcoins, sarebbe veramente una folle scommessa. Massima esposizione 2% e l'ho tutta allocata a Ethereum, perché è un po' in controtendenza rispetto al mondo generale delle altcoin che sanguinano. Vediamo, magari poi mi prendo una legnata, un altro stop loss anche lì, però sto rispettando la mia regola. Ritorno da voi per le ultime domande. Trovo i bot su Discord, ragazzi, sì, sul nostro Discord, che adesso vi scillo un po' anche oggi, dai, lo apro così ve lo condivido, c'è un canale che si chiama proprio Bot e Trading Algoritmico, dove discutiamo proprio quello, cioè il trading algoritmico, è una tematica dedicata, cioè un canale dedicato a quello. Aspetta che ve lo scillo un attimino, fatemi un attimo, così vi mostro come funziona. Tac, eccolo. Allora, guardate, questo è proprio il canale Bot Trading Algoritmico. Ciao ragazzi di Discord, salutate se ci siete. E in sostanza, sì, io qua ho condiviso tutti gli script. E se scorrete un po' in alto, trovate un po' di screenshot, vedete il link già con lo script. Però poi io adesso è ancora in divenire, perché qua io mi confronto con gli altri per avere una mano anche da loro. C'è Liquidator, che ormai lo conosciamo, che è sempre sul pezzo, che ci ha fatto lo script del pack, ci sono tanti altri super skillati su questo con cui mi confronto e mi danno una grossa mano, e poi una volta che si arriva a una versione stabile, allora avremo la possibilità che io ve lo condivida in video, e poi ognuno ce ne fa quello che vuole. Tra l'altro, a proposito di trading algoritmico, oggi ho trovato un'altra piattaforma carina, questa Capitalize.ai, gratuita, che funziona con FTX, molto molto bella. E poi Discord non è solo questo, perché si parla di DeFi, CeFi, di trading, di chiacchiere, di tutto e di più. Quindi, che dire, unitevi, trovate il link qua sotto nella zona info di Twitch, e anche nella descrizione su YouTube lo scillo un po' sempre. Allora ragazzi, 56 minuti, vediamo qualche altra domanda. Vediamo un po', prendo le ultime, vediamo quelle evidenziate, queste le ho già lette. Ciao Luca, una domanda sui contratti BTC Move su FTX. Se la volatilità di BTC va prima in una direzione, poi improvvisamente nella direzione opposta, il prezzo del contratto Move aumenta in entrambi i casi? Oppure quando il prezzo di BTC inverte, il Move ritraccia? Allora, in sostanza, il Move devi pensarlo come un contratto che scade alla differenza di prezzo tra l'inizio e la fine del periodo di riferimento del contratto stesso. Quindi in sostanza ti fa
faccio un esempio. Se hai il move di oggi, ok, la candela ha aperto a 27.300 e arrotondo per semplicità, e chiude a 28.000, il move scadrà a $700 di valore, e nel frattempo ovviamente i trader tenderanno a prezzarlo in base alle loro aspettative sulla chiusura. Attenzione, se ha aperto a 27.300 e poi chiude a 26.000 e quant'è, e 600, lo stesso, il move scade allo stesso valore, perché scade al valore assoluto della differenza, ok? Non so perché ho preso 300, potevo fare una cifra tonda. Se siamo a 28.000 e chiude a 29.000, il move scade a 1.000. Se siamo a 28.000 e chiude a 27.000, il move scade a 1.000. Ecco, così si capisce di più. Sono malattie da ingegnere queste qua, di non usare le cifre tonde. Ma nel frattempo quello che accade è un po' come il trader vede la volatilità possibile di Bitcoin. E quindi io mi immagino che, se ad esempio qua c'è l'apertura, ok, e stiamo facendo così, ok, e supponiamo che siamo a più 500 al momento, più 500, il move sarà prezzato di più di 500, perché c'è aspettativa che continui, ok? Quindi magari sarà 700, dipende anche da che ore sono. Se manca un'ora alla chiusura, ovviamente sarà prezzato magari 550, non lo so. E quindi se tu vai long move, tu stai dicendo che secondo te alla fine della giornata il delta sarà maggiore di 500 nella candela. Se vai short move, il delta sarà invece minore di 500, quindi ad esempio 400 tu avrai guadagnato la differenza di quanto è apprezzato il move in quel momento lì, ok? Se Bitcoin inizia a fare così, inizia a essere un po' complicato, perché se poi la chiusura è qua, il move scade a zero, attenzione, se la chiusura è uguale all'apertura, e quindi diventa difficile prezzarlo. C'è da vedere un po' le aspettative di chi lo utilizza, cioè se Bitcoin rimbalza e lateralizza tra virgolette nell'ambito della candela di riferimento del move, io mi aspetto che il move tenda a non essere sovrapprezzato e soprattutto a incorporare anche la possibilità che scada a zero. È un po' complesso come discorso, non è semplificabile, forse non è neanche il modo migliore per operare long o short volatility. Io tendo a preferire le opzioni, perché il move è un pelino più complicato, ecco. Allora, vediamo un po'. Ciao Luca, gentilmente puoi fare due parole su CEL? Non si ferma più, ma la gente non lo vende. Sembra che tutti holdino ed è logico per le FIDA Celsius. Guarda, ti dico, io personalmente non l'ho mai voluto il token CEL, perché effettivamente è un token nel quale non vedo tutto sto valore, cioè il valore è dato ovviamente da Celsius, che lo ha creato proprio per essere holdato, no? Cioè, è come se avesse detto holdatelo e avete un sacco di vantaggi. Però, che dire, anche la distribuzione degli holder, ho visto che pochi wallet hanno quasi tutti i token CEL, quindi è un po' centralizzato, non lo so, non mi ha mai convinto più di tanto. Però è vero, non c'è niente da dire, io ho sempre mercato mi ha sempre dato torto, perché il token è pompato ininterrottamente senza mai fermarsi, e questo contro Bitcoin, quindi immaginatevi contro il dollaro che performance ha fatto. Forse è stato uno di quelli che è cresciuto di più in assoluto. Io mi pentirò di aver venduto quei pochi che avevo, però sono stato fedele insomma alla mia strategia di investimento. C'è da ragionarci su, nel senso, io personalmente non sono un grosso fan di questi token delle piattaforme CeFi come CEL, come Nexo, però insomma è una mia opinione, come sempre non voglio imporla a nessuno, io la condivido e basta, e poi se ho torto ci perdo io, non è che insomma, non lo so, non voglio convincervi proprio per quello, perché spesso ho torto. Mi ricordi su FTX quotano la potenziale quotazione di Coinbase? Sì, su FTX c'è la pre-IPO di Coinbase, assolutamente. Prima live anche per me, sei grandissimo, hai messo su una bellissima community, complimenti. Grazie mille. Cosa ne pensi di DeFi Flamingo sulla blockchain NEO, fee molto basse? Guarda, non ho mai approfondito, quindi non mi sento di dare un'opinione. La DeFi sulle blockchain non Ethereum io la reputo più rischiosa di quella su Ethereum, però quello mi sento di dirlo, perché è meno, non lo so, ci sono
come dire, la liquidità è distribuita, è un po' più centralizzata verso pochi, anche se è vero le fee sono più basse, quindi sembra più democratica, però in realtà poi non è così, e soprattutto non, cioè, dal punto di vista della sicurezza è più difficile definire degli standard perché non è così ampiamente utilizzata come Ethereum, quindi io preferisco, tendo a preferire quella su Ethereum. Abbiamo parlato di quella su Binance Smart Chain con PancakeSwap e Venus, e anche quelli ho sottolineato come siano di fatto a mio parere più rischiosi sempre di Ethereum. Amici, io con questo vi saluterei, ringrazio, stavolta lo faccio alla fine per non disturbare coloro che si sono abbonati, vi ricordo che con Prime, Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al mio canale qua su Twitch e fare una piccola donazione, pertanto per voi a costo zero, e ringrazio di cuore chi ha scelto di farlo, altrimenti per sostenermi ci sono sempre i miei referral link che vi scillo, ma ve li scillo soltanto se la piattaforma che vi scillo per l'appunto la uso anch'io, quindi non vi faccio iscrivere a piattaforme che reputo fuffose, non lo farò mai, sappiatelo, è uno dei miei principi proprio capitali, sappiatelo. Detto questo, vi faccio un carissimo saluto, vi faccio tanti 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 auguri di buon anno e noi ci rivediamo nel 2021, sperando che per Bitcoin continui come il 2020 e per il resto che vada, direi, un po' meglio. Incrociamo tutti le dita. E per noi della community ci saranno tante tante novità, come la nuova stagione di Shitcoin, una nuova stagione di trading consapevole, quindi state sul pezzissimo, e poi tante tante altre cose che non vi anticipo perché altrimenti vi spoilerò troppo e poi non c'è più niente da dire. Amici, buona serata, buon anno e alla prossima. Ci vediamo nel 2021. Ciao a tutti.